Oggi siamo a Mesola insieme al sindaco Gianni Michele Padovani, che ci racconta che cosa fare, che cosa vedere in questo meraviglioso territorio. Ebbene, noi viviamo qui a Mesola, un territorio unico, riconosciuto dal sito del MAP UNESCO, e partendo appunto da questo luogo che è il Castello della Mesola, che è particolare perché è già fruibile e visitabile per due mostre che sono all'interno, uno dedicato al cervo e l'altro dedicato agli estensi, ci si può spostare tranquillamente in bicicletta verso la Torre dell'Abate, che è una chiavica vinciana che faceva parte dell'esinta muraria e dove è possibile fare una sorta di birdwatching. Poi ci si può spostare più verso Goro, al porto turistico, e apprezzare i prodotti tipici, quindi le vongole e le ostriche, oppure andare verso il bosco della Mesola, dove esiste e dove vive il cervo autoctono di Bosco della Mesola. Sono in corso i lavori del Ducato Estense. Quando però sarà possibile poter rivisitare ancora il castello? Siamo riusciti a riaprirlo per il 25 aprile in occasione della Sagra dell'Asparago e quindi per tutto il periodo del cantiere sarà visitabile a tutti gli effetti, tranne che per i diversamente abili, che purtroppo, non funzionando l'ascensore, non abbiamo l'accesso per loro. Di questo ce ne scusiamo. Visitateci e veniteci a trovare.